Il Briciotti non verrà né abbandonato né smantellato se non nella parte inutilizzata da oltre 20 anni perché inagibile e interdetta. Lo assicura il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci, intervenuto sulle sorti della struttura sociosanitaria di proprietà della regione. Dopo aver elaborato documenti e proposte condivise con la maggioranza consiliare, è iniziato il confronto con i cittadini. Per il percorso di valorizzazione dell'edificio sono stati coinvolti anche l'Università di Urbino, l'IRCA, l'ASUR e l'ambito territoriale. Tutte figure che hanno collaborato nell'ottica della riqualificazione di una struttura che non verrà demolita, come purtroppo ho sentito dire anche da alcuni miei concittadini impropriamente. Dico impropriamente perché ciò ha creato destabilizzazione fra i miei concittadini, ma anche e soprattutto è stato irriguardoso nei confronti del personale che vi gravita dentro, degli ospiti, dei familiari degli ospiti, e questo non l'ho potuto accettare quando l'ho sentito. Ho fatto presente le nostre istanze, l'ho fatto presente alla comunità. Lunedì sera saremo in frazione Cairo col Consiglio Comunale, e dopo il Consiglio Comunale che faremo in frazione Cairo ci sarà una nuova assemblea pubblica, così come ci sarà a Montegiano in agosto e a Villa Grande in settembre. Siamo propensi a stare sui territori anche con i consigli comunali, facendo gli itineranti per coinvolgere la cittadinanza. Quindi questo è il percorso che su Briciotti abbiamo attuato, in relazione soprattutto anche all'ospedale di comunità che verrà realizzato a Villa Grande e le cui risorse non potevano essere destinate per i 1500 metri della struttura attuale, perché l'ASUR richiede molti più metri, e in base alle risorse che ha messo a disposizione tramite i fondi PNRR, fondi regionali ed altri, i metri necessitanti non potevano essere portati in una struttura come quella attuale. Pertanto abbiamo dato l'unica possibilità che avevamo come Comune di Monbaroccio, l'unica area di proprietà, che era quella del campo sportivo, un campo sportivo purtroppo che deve comunque essere rifatto, che è in uno stato di precarietà e che insieme alla società sportiva concorderemo di realizzare in altra area. Tornando alla delibera di giunta dedicata al Briciotti di domani, si prevede il mantenimento sia del punto prelievi sia dei 20 posti letto RSA, cioè quelli residuali rispetto ai 40 convenzionati. I restanti, infatti, sembrano destinati al trasferimento a Villa Grande. Ulteriore proposta è il centro interprofessionale funzionale, cioè il Briciotti dovrebbe essere il punto di incontro organizzativo per ricerca e sperimentazione delle collaborazioni fra tutte le figure professionali, come medici e infermieri operanti nell'ospedale di comunità e nella residenza protetta Beato Sante. Oggi ci ritroviamo che la struttura fortunatamente è aperta, che dà un servizio a un territorio che ne necessita sempre di più, ed è aperta appunto per il punto RSA, 6/8 posti letto che mi auguro possano essere implementati anche con interventi mirati e a stralcio, perché no, a proposito dei fondi che la Regione potrebbe mettere a disposizione integrabili al PNRR sulla base delle casse che potrà avere a disposizione nel 2023. Quindi una struttura aperta per il punto ambulatoriale, una struttura che comunque, come dicevo prima, ha bisogno di interventi importanti, interventi mirati, che possono essere sia nell'ottica di quello che abbiamo proposto, ma anche nell'ottica di quello che è il piano sociosanitario, che è in fase di relazione, in fase di audizione, in fase di commissione, ma che dovrà essere licenziato entro dicembre 2022, e quindi in questo secondo me Monbaroccio può recitare la sua parte.